Riprendiamo i nostri colloqui, i nostri dialoghi, questa nuova catechesi da dove ci eravamo fermati la scorsa settimana. Precisamente abbiamo introdotto il tema della maternità divina di Maria, cominciando a vedere alcune implicazioni di esso, soprattutto da un punto di vista dogmatico, teologico e per ciò che concerne la polemica avviata dal vescovo Nestorio, che poi fu la causa contingente dell'apertura di quella diatriba che avrebbe portato alla definizione dei dogmi che vedremo oggi nel concilio di Efeso. Ci siamo fermati appunto la volta scorsa a introdurre la diatriba tra San Cirillo d'Alessandria, grande protagonista poi del concilio di Efeso del 431, e il vescovo di Costantinopoli, Nestorio. Ecco, io volevo anche, per far comprendere un pochino anche come funziona la storia della Chiesa, ecco, le eresie sono sorte sempre purtroppo dentro gli ambienti di Chiesa, cioè se uno studia la storia della Chiesa, e non deve scandalizzarsi di queste cose. Ario era un prete di Alessandria, nato dall'arianesimo. Nestorio era addirittura il vescovo di Costantinopoli. Lutero era un monaco agostiniano ed era anche un sacerdote. Quindi non dobbiamo stupirci che accadano queste cose, ma dobbiamo rallegrarci del fatto che, nonostante questi attacchi, perché poi dietro tutte quante queste brutte vicende c'è sempre l'azione del diavolo dentro la Chiesa. Il diavolo a cui la Madonna ha sempre schiacciato la testa e sempre gliela schiaccerà, ma voi sapete che il diavolo ci sono due modi con cui cerca di distruggere la Chiesa, ma non ci riuscirà mai, questo dobbiamo sempre ricordarlo. Lui fa la guerra, ma è una battaglia persa, certo. Nel frattempo qualche guaio lo combina, però alla fine le battaglie le perde sempre. Storia della Chiesa sono tutte state smascherate e sistematicamente poi di distrutte, ecco, dai concili ecumenici o dai pronunciamenti dei pontefici che hanno ovviamente rintuzzato questi possibili attacchi. Voi sapete che le tecniche di combattimento del demonio, che poi sono le stesse che usa anche per noi, mi si perdoni, insomma, se apro questa piccola parentesi, però il contesto di queste trasmissioni è sempre un pochino un contesto catechetico, no? Quindi penso che sia utile. Cioè, il demonio ha due sistemi per farci indietreggiare nel nostro cammino: o il terrore, d'accordo? La persecuzione violenta anche, può essere una persecuzione violenta, cioè sangue dei martiri, o può essere una persecuzione psicologica, spirituale, d'accordo? Chi ci si mette di traverso, insomma, chi ci deride per la nostra fede. Questa è una forma con cui il demonio attacca la Chiesa, le grandi ondate persecutorie, oppure lo strascismo, diciamo così, anche attuale che ha avuto la Chiesa dai grandi sistemi totalitari, oggi dal moderno postmodernismo, insomma, da questa società, insomma, che la Chiesa e Dio hanno completamente estromessi, d'accordo? Quindi pensando all'altro, oppure, e questo lo fa anche con noi, ci cerca di ubriacare, quindi di farci fuori dal di dentro. Questo lo fa anche con noi. Quindi in qualche modo spingendoci all'errore, d'accordo? E chiaramente per spingere all'errore, dal momento che il diavolo è molto molto intelligente, deve camuffare l'errore o l'eresia sotto il pretesto di qualcosa di buono, d'accordo? Perché tutti gli eretici avevano buone intenzioni, anche Nestorio aveva buona intenzione. Di evitare che la Madonna, mi si perdoni, fosse concepita come una dea. Perché dice, se tu la chiami genitrice di Dio, sembra che la Madonna genera la divinità, ma è il Padre che ha generato il Verbo, mica la Madonna. Quindi, cioè, l'idea che quest'uomo comunque sia aveva, come dire, nelle intenzioni, certo che era buona, d'accordo? Certamente, diciamo così, la bontà dell'intenzione noi dobbiamo concederla anche ai più grandi empi che ci sono stati, capite? Ario, lo stesso Ario, una più brutta eresia del corso della Chiesa, era sotto l'influsso, come dire, della
di un certo pensiero filosofico greco, eccetera, eccetera, era preoccupato, non aveva capito bene, insomma, il discorso della Santissima Trinità, era preoccupato di preservare l'unità e l'unicità di Dio. Quindi sto verbo, se è proprio uguale al Padre, ma allora sarebbero due dei. Quindi, per carità, può darsi anche che dietro qualche eretico ci fosse qualche persona in malafede, d'accordo? Quindi che proprio volesse distruggere la Chiesa dolosamente. L'idea che mi sono fatto io personalmente, a parte che non bisogna giudicare mai in negativo le intenzioni delle persone, no? Quindi non bisogna dire questo è eretico perché c'è in mente un piano distruttivo della Chiesa. L'idea che mi sono fatto io è che partivano sempre da buone intenzioni, capite? Però attento con le buone intenzioni, perché le buone intenzioni poi vanno confrontate e vanno comunque vissute. Quello che mancava a tutti quanti gli eretici, a quanto mi sembra insomma di poter constatare la storia della Chiesa, sapete cos'è? Un pochino di umiltà, un pochino di umiltà. Cioè, tu non puoi pensare che ti alzi la mattina e hai capito tutto, tu e tutti quelli che ti hanno preceduto, che sono comunque in cammino con te, nella Chiesa sono tutti quanti imbecilli, non capiscono niente. Ma dico, ma cioè, io non conosco, cioè, la superbia ce l'abbiamo purtroppo un pochino tutti quanti e chiedo agli ascoltatori di pregare per me. Tanto lo dice pure il Papa, quindi nessuno scandalizzerà. Pregate per favore per me, come dice il Papa, perché possa crescere nelle virtù e diminuire nei difetti, insomma, no? Però ci picchia, ci cioè, sono delle forme grossolane, cioè, che almeno la mia povera mente limitata, umana, dico, ma è possibile che questo non ci arriva? Che non ti puoi mettere tu da solo a pensare che è arrivato il Padre Eterno e che ha capito tutto e che gli altri sono tutta una banda di imbecilli, cioè. Io quando vedo qualcuno che se ne esce in questo modo qui, dico, ma questa è troppo, cioè, come dire, è una forma di eresia, è una forma di superbia antipatica, non da compatire, capite? Perché tutti quanti noi, insomma, esseri umani, siamo un po' superbetti, però, insomma, questa è troppo, no? Cioè, non è una cosa, capito, fisiologica, cioè, siamo figli di Adamo, ci portiamo dietro sta mala pianta, la superbia, la radice dei sette vizi capitali, dobbiamo farci i conti e pazienza. Troppo, Dio mio, troppo. Quindi, torniamo, l'eresia rientra nella tecnica di combattimento del demonio della Chiesa da di dentro. Non dobbiamo scandalizzarci, l'ha sempre fatto, d'accordo? L'ha sempre fatto, capite? Se si leggono gli Atti degli Apostoli, i primissimi, l'ha sempre fatto, cioè anche San Pietro, non vi scandalizzate, San Pietro, così come San Giacomo, per esempio, apostolo, si forma San Paolo, all'inizio c'era tutto quanto il problema della Chiesa, cioè che ci facciamo con quelli che vengono dall'ebraismo? Cioè, no, non con quelli che vengono dall'ebraismo, con quelli che vengono dal paganesimo. Per farli diventare cristiani, bisogna che li facciamo prima circoncidere o li battezziamo direttamente. A noi queste cose oggi ci fanno ridere, ma se uno legge il Nuovo Testamento non fanno ridere manco per niente, perché San Paolo ci ha instaurato, insomma, una coraggiosa diatriba dottrinale dicendo che siamo matti. Cioè, con l'avvento di Cristo l'ebraismo è superato, d'accordo? Quindi certamente rimane, come dire, religione degli ebrei che vogliono rimanere tali e comunque rimangono i nostri padri nella fede perché comunque c'è una continuità nella storia della salvezza. Però la cesura che segna Gesù, ci libera dalla schiavitù della legge, rende non soltanto superfluo, ma contrario alla divina volontà passare prima per la circoncisione e poi battezzare le persone. Ma non era sempre, capite? Quindi non dobbiamo scandalizzarci mai di nulla. Come hanno risolto la questione? Nel senso, parlando, d'accordo, per un concilio ecumenico, anche per questo motivo, dialogando, San Pietro oscillava, no? Perché prima era entrato in casa del centurione con i cornelli, poi però, dice, vedendo altre cose, dice, ma non è che forse mi sono sbagliato? Cioè, capite? Qui nessuno di noi è il Padre Eterno in terra, nessuno è il Padre Eterno in terra. Quindi anche la sapienza della Chiesa, no? Anche come dire, il clima ecclesiale che si respira, per esempio, negli ultimi anni, questa accentuazione, come dire, di una collegialità, di una sinodalità, di un dialogare, è fondamentale, capite? Perché qui nessuno c'ha, capite? E il singolo, vedete, il singolo preso da solo, può diventare pericoloso, perché la garanzia ce l'ha soltanto il Papa, è al 100%, perché. Ripeto, io amo la Chiesa e guai a chi tocca la Chiesa, d'accordo? Cattolica. Però Nestorio era il vescovo di Costantinopoli, d'accordo? Perché c'è neanche un santo vescovo preso da se stesso c'ha la garanzia dell'infallibilità. C'era il Papa quando parla ex cattedra, capito? Quindi
È necessario sempre essere molto cauti, calmi, tranquilli, moderati, riflessivi, mariani sotto questo punto di vista, no? Cioè, io penso che una persona che voglia essere mariana, cioè, immaginate un attimo com'era la Madonna, anche il suo modo di porsi, il suo modo di essere, il suo modo di fare, no? La madre di Dio, cioè la madre di Dio, cioè, adesso poi lo vedremo, no? La dignità della madre di Dio. Infine, ma come si poneva la Madonna nei confronti del, ma anche nei confronti degli stessi apostoli? Come si poneva? Canna va di, oh, io sono la madre di Dio, zitti tutti, mo parlo io, silenzio. Non credo proprio, cioè, non sono neanche se lo vedessi una cosa del genere ci crederei, no? La Madonna aveva uno stile mariano. Quindi anche quando devo dire una cosa importante, sicuramente li ha aiutati, non abbiamo fonti evangeliche e scritturistiche, ma sappiamo soltanto che la Madonna era presente il giorno di Pentecoste dalla Sacra Scrittura e li ha guidati durante la novena di Pentecoste, questo lo sappiamo dagli Atti degli Apostoli, altre cose non le sappiamo con certezza, ma le possiamo immaginare. D'accordo? Ecco, quindi questo stile è fondamentale, cioè l'errore che hanno commesso gli eretici è partire come treni, d'accordo, andare contro tutto e contro tutti, anche quando poi la Chiesa comincia a dirti datti una calmata, aspetta, cioè, perché se tu sei un vescovo, un estorio, e c'è San Cirillo che ti dice, oh, ma che stai a dire? E ti scrive delle lettere, tu devi essere un attimo tranquillo, non puoi pensare di averci ragione al 100%. Leggile quelle lettere, d'accordo? Statta a te, confrontale, parla col padre spirituale, chiama un altro vescovo, fa qualcosa, fa. Ma non puoi andare avanti come un treno a pensare, Cirillo d'Alessandria è un imbecille, ho capito tutto io, e andiamo avanti. Io dico queste cose, perché questo è uno stile che tutti quanti noi dobbiamo fare, anche i laici, anche nel piccolo, questo vale per i preti, questo vale per i vescovi, vale per tutti, ma vale anche per i fedeli laici. Prima di impennare per qualche pazzia, d'accordo, per qualche via, cioè arrivo io e ho capito tutte le cose, gli altri sono tutti imbecilli. Io ci penserei non una volta, 500 volte prima di fare una cosa di questo genere. Perché un atteggiamento di questo tipo non è ispirato ad umiltà, non è mariano, sicuramente non piace a Dio 100%, non è costruttivo e ti deve poi sempre venire un'idea. Io ricordo a suo tempo, quando studiavo, che lo stesso Lutero, a mio modestissimo avviso, d'accordo, ha cominciato in buona fede. Io lo penso, d'accordo, perché c'erano delle situazioni gravi nella Chiesa, solo che poi non si è fermato, d'accordo, perché è partito per la tangente, d'accordo? È partito per la tangente, lui doveva semplicemente, anche umilmente, denunciare. Far presenti, dopodiché pregare e cercare una via di soluzione compatibile. Tu non puoi, per riformare la Chiesa, fare il matto, attacca fuori dalla cattedrale 95 tesi eretiche, cominciare a dire che il Papa è il demonio. Non si può fare, d'accordo? Non è possibile. Sfuori subito. E il secondo Lutero, purtroppo, questo lo dico anche, è precipitato poi, perché è scaduto così in basso. Sapete che anche dal punto di vista morale ha cominciato a fare delle cose assurde, no? Si sposò con la suora, gli dicono un sacco di cose. Però io ricordo di quando studiavo, ricordo che ogni tanto, non mi ricordo che cosa dessi, non so se ho fatto i suoi diari, mi ricordo proprio questa informazione. Gli veniva in mente, dice, oh, sta attento, ma se poco poco ti stai a sbagliare, e questo pensiero noi ce lo dobbiamo sempre avere. Chi te l'ha detto che non ti stai a sbagliare? Chi è che c'ha filo diretto con lo Spirito Santo, che può essere sicuro che quello che sta a fare è bene, specialmente quando si tratta di cose così grandi? Un nestorio che si va a mettere contro comunque una cosa, perché abbiamo visto la volta scorsa, Madre di Dio, la Madonna era sempre stata chiamata senza nessun problema. Stiamo nel V secolo, nel 431, sono passati 400 anni dalla venuta di Gesù Cristo, no? Allora, Nestorio caro, eccellenza, d'accordo, arcivescovo metropolita di Costantinopoli, vuoi per favore chiederti, ma è possibile che sono intelligente solo io e che nessuno prima di me ci ha pensato a sta cosa? Sono tutti quanti stupidi e per 4 secoli hanno fatto passare la Madonna come la generatrice della divinità, come se fosse il padre? Chiedetela questa cosa.
partire come un treno, perché dopo parti come un treno e dopo succede che il concilio ti scomunica e perdi la cattedra di Costantinopoli e per forza di cose succede quello che è successo, no? Allora, la volta scorsa vi avevo accennato, no? E riprendiamo adesso un attimo il discorso nel merito, perché adesso dobbiamo proprio leggere. Allora, il problema della maternità divina è un problema che fondamentalmente, prima ancora, se vogliamo, che la dignità della madre, riconoscere la Madonna come madre di Dio, vuol dire conferire a questa creatura una dignità che la pone al di sopra di ogni altra creatura, d'accordo? Voi sapete che c'è la elegante questione, è superiore alla dignità della Madonna come madre di Dio o di un sacerdote? Su questo non capite? Io posso dare una mia idea, insomma, personale, perché la Madonna e la madre di Dio, una messa non la celebra, La Madonna e la madre di Dio non può dire a una persona: io ti assolgo dai tuoi peccati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Questo, parentesi, ci faccia anche comprendere la riverenza che dobbiamo avere nei confronti di sacerdoti e vescovi. D'accordo? Adesso qui sto fuori una storia, ci è capitato contingentemente. E a proposito, lo dico anche per gli ascoltatori, io non voglio e non rispondo a mail dove mi si chiedono giudizi particolari su questa persona, su quest'altra persona, su quest'altra persona, specialmente quando si tratta di ecclesiastici, buoni o cattivi che siano. Io non ho pareri né giudizi da dare, d'accordo? Tutti quanti noi abbiamo l'intelligenza che il Signore ci ha donato, ascoltiamo tutti, c'è un buon catechismo della Chiesa Cattolica, e in coscienza discerniamo su chi ci parla correttamente in comunione con Cristo e con la Chiesa e chi da questo esce fuori. Io non ho giudizi da dare, non li do su nessuno, d'accordo? Questo tra parentesi, mi si perdoni, insomma, se uso una puntata di Radio Buon Consiglio, ma io non ho giudizi da dare, d'accordo? Su nessuno in particolare, d'accordo? Perché ogni essere umano, come dire, in base a quello che fa, in base a quello che dice, è già giudicato, d'accordo? Se uno ha retta coscienza, d'accordo, e retta intelligenza e cammina dentro la Chiesa e in comunione con la Chiesa e non pensa che 2000 anni di storia siano, capito, che riprende e li butta alle ortiche perché sono arrivato io, d'accordo, che ho capito tutto della Chiesa o che sono il salvatore della Chiesa, sono cose completamente fuori del mondo, una cosa del genere, capite? La Chiesa appartiene al nostro Signore, la Chiesa la governa il nostro Signore, attraverso il, vi ricordate che il buon Benedetto XVI come si presentò? Sono un umile operaio nella vigna del Signore. Il Papa è un umile operaio nella vigna del Signore, anche il Papa, capite? Il Papa non è il salvatore della Chiesa, mi perdoni il Santo Padre, d'accordo? Il Papa è un operaio nella messa del Signore, c'è una grande responsabilità e che in un certo momento storico porta a carico tutta la Chiesa Cattolica addosso, ha il compito di custodire la fede, di pace, ma capite? Non salva la Chiesa, d'accordo? Certamente può fare più o meno bene a seconda di come si orienti, a seconda di come sia la sua vita personale, morale, spirituale, tutto quello che vogliamo, capite? Quindi queste cose sono molto inerenti al tema che stiamo trattando, capite? Perché non c'è soltanto adesso l'aspetto dottrinale che vedremo subito, c'è anche l'aspetto circostanziale, capite? Perché è chiaro che poi Dio scrive dritto sulle righe storte, nel senso che, come vedremo anche nei dogmi mariani e anche in quello che proseguiremo poi, se Dio vorrà, la storia dogmatica, io l'ho studiata queste cose qui, della Chiesa, è stata sempre occasionata dall'eretico di turno, per cui Dio scrive dritto sulle righe storte, per cui permette che uno svalvoli in modo tale che poi dentro la Chiesa stessa si faccia un cammino ulteriore di riflessione, di approfondimento per dire: no, questo ha svalvolato, di fede da questa, d'accordo? Ecco, però ecco, si può anche, come dire, arrivare ad altre cose senza tutti quanti queste diatribe, perché poi, però, poraccio, poi il mal capitato di turno. Insomma, si prende delle grosse responsabilità davanti al Padre Eterno. Insomma, cioè, e io ridico, io penso che oggi, poi non sapete il fastidio che io provo nel vedere tutte queste chiacchiere, i social networks, cioè questa catechesi sta in diretta su Radio Buon Consiglio, sta in diretta streaming sul mio profilo Facebook,
Ma io dico che bisogna imparare a usare un attimo come Dio vuole che sia la mente tutte queste cose qui. Io rarissimamente vado, però mi arrivano per forza di cose, mail o notifiche, cioè non si possono leggere alcune, tutti che parlano di tutti, sparano, giudicano, te, ma che è questa roba qua? Quando non ha confessato, non è che siccome sto dietro una tastiera, capito? E magari ho fatto pure un profilo falso, come molti fanno, posso dire quello che mi pare, a tutti. A tutti. Posso mettermi a insegnare a fare lavoro al prete X, al vescovo Y, al papa, cioè, ma che stiamo scherzando? Magari, capite? E anche se io dico, no, io sono coraggioso, ho il profilo vero e ci metto la faccia, ma tu lo metto quante facce che ti pare, d'accordo? Ma uno stile di questo genere, non c'è niente di evangelico, non c'è niente di cristiano, non c'è niente di mariano, niente, niente. Nella chiesa si parla, si dialoga, si predica con sincerità, con umiltà, con mitezza, con pacatezza. La verità si difende da sola quando viene annunciata in maniera adeguata e non può essere toccata da nessuno. D'accordo? Tutte quante queste parentesi. Della maturità divina ha a che fare con l'incarnazione. La volta scorsa vi ho detto, io sono una persona umana, faccio una breve sintesi, d'accordo? Il mio principio di individualità è semplicemente la mia umanità individua, d'accordo? Io sono un uomo, d'accordo? Un uomo è corpo animato da un'anima razionale. L'anima razionale creata da Dio con un'identità sua specifica e particolare, ma una volta che due gameti diventano zigote, l'anima viene infusa, il principio di sussistenza della mia persona sono io, ovviamente, fermo restando l'azione della divina provvidenza che, oltre ad avermi creato, mi mantiene nell'essere. D'accordo? Allora, per farvi capire ancora meglio, se Dio volesse, d'accordo? Dio volesse, potrebbe il verbo di Dio unirsi alla mia persona umana talmente tanto fino a fondersi con me e quasi a diventare una cosa sola? Certo che potrebbe. Potrebbe e come? Potrebbe e come? Però avremo il verbo di Dio, persona divina, che si unisce a Leonardo Pompei, Leonardo Maria Pompei, persona umana. Questa unione si fonda sulla divina volontà, però perdura fino a quando la divina volontà vuole, perché non essendo un'unione essenziale, quindi fondata nell'essere, ma semplicemente fondata su un atto voluto da qualunque momento può essere interrotto. È chiaro che non si potrebbe dire del verbo di Dio che si unisse a me in questo modo, e si parla quindi di unione morale, tanto per chiarire i termini, che quello è diventato uomo, perché lui non è diventato me, lui rimane lui e io rimango me. Certo, se arriviamo a una grandissima unione, immaginate, sono io diventerei quasi divino, insomma, no? Ecco, un po' per far capire, sapete che cosa pensava Nestorio di Gesù Cristo? La diciamo grossa adesso, eh? Pensava di Gesù Cristo una cosa simile a quella che ha fatto lo Spirito Santo con la Madonna. Lo Spirito Santo non si è incarnato nella Madonna, assolutamente. La Madonna è rimasta una creatura umana, ma l'ha talmente tanto accolto lo Spirito Santo, ha talmente tanto dilatato il cuore da raggiungere con lui un'unione che non si è mai interrotta. Attenzione, non perché era fondata sull'essere. Lo Spirito Santo non si è incarnato in Maria, ma non si è mai interrotta perché la Madonna non l'ha mai fatta interrompere con la sua libera umana volontà che non ha mai minimamente offeso lo Spirito Santo. Ma la Madonna rimane la Madonna. Le azioni di Maria Santissima non appartengono allo Spirito Santo, sono intrise di Spirito Santo, ma sono azioni sue. Allora, nell'incarnazione è successa un'altra cosa, attenzione, un'altra cosa. Allora, in Cristo, scusate, nella Madonna, la concezione di Cristo è stata una concezione miracolosa. Che cosa è successo? Allora, a differenza di come vengo concepito io, facciamo subito così, no? Un essere umano viene concepito, c'è cioè il seme maschile e il seme femminile. Due gameti diventano zigote. Appena si formano zigote, Dio istantaneamente crea un'anima che
entra dentro quello zigote, diventa forma sostanziale di quel corpo ed è inscindibile da esso, a meno che non si frapponga il mistero della morte. Ok? Forma sostanziale. Ecco perché la morte, pena del peccato, è qualcosa di assolutamente innaturale. Io non avrei mai dovuto morire, non solo perché la mia anima è immortale, ma perché la mia anima è la forma sostanziale del mio corpo e avrebbe dovuto essere il principio dell'immortalità anche del mio corpo. Ok? Tra poco festeggeremo l'assunzione, poi vedremo anche il dogma dell'assunzione, come è tutto quanto interconnesso. Allora, Gesù non ha avuto il concorso del seme maschile, d'accordo? Per cui quello che fa il seme maschile è stato fatto miracolosamente, però anche Gesù aveva un corpo e aveva un'anima razionale esattamente come la nostra. Aveva una volontà, aveva una intelligenza, aveva una memoria. Attenzione però, che cosa è successo? Ecco l'incarnazione. È successo che nello stesso istante del concepimento, non solo la Santissima Trinità ha creato l'anima meravigliosa di nostro Signore Gesù Cristo, ma una cum istantaneamente, simultaneamente, ha preso lo zigote animato dall'anima razionale, l'ha unito alla persona divina del Verbo. Attenzione, questa è la unione ipostatica, non l'unione morale. Ed è l'incarnazione. Cosa significa questo? Attenzione, che l'umanità di Gesù, a differenza della mia, non ha in sé il proprio principio di sussistenza, ma ce l'ha nella persona del Verbo. Capite? Per questo che Gesù non è una persona umana. Gesù è una persona divina che ha assunto in sé una natura umana. Perché quella natura umana non ha personalità in senso stretto? Perché non ha in se stesso, come in tutti gli altri uomini, Maria Santissima compresa, il principio di autosussistenza. Per farvi capire, se il Verbo per assurdo si distaccasse dall'umanità di Gesù Cristo, l'umanità di Gesù Cristo tornerebbe nel nulla da cui veniva prima dell'incarnazione. Spero di essere stato chiaro. Sarebbe la stessa cosa che se la divina provvidenza cessasse di mantenermi nell'essere. Io andrei a finire nel nulla da cui vengo. Solo che questo nulla da cui viene per l'umanità di Gesù avverrebbe qualora quell'umanità perdesse il principio di sua unità e sussistenza, che è la persona divina del Verbo. Quindi, attenzione, abbiamo chiuso. Perché la Madonna si deve chiamare Madre di Dio e non semplicemente Madre di Gesù o Madre di Cristo? Perché Gesù e Cristo non sono realtà autosussistenti. Dire Madre di Gesù è la stessa cosa che dire Madre di Dio, perché il principio di sussistenza nell'essere di Gesù è la persona del Verbo. Capito? Perché la maternità non si predica della natura, ma si predica della persona. Capite? Mia madre era madre mia, era madre di Leonardo, non era madre della natura umana di Leonardo, d'accordo? Solo che Leonardo è una persona umana. Gesù è una persona divina con due nature, una che gli appartiene da sempre, una che l'ha assunta dal grembo di Maria Santissima, una cum, nello stesso istante in cui è stato concepito. Allora capite cosa significa questo qui? Il Verbo non può più lasciare per tutta l'eternità l'umanità di Gesù Cristo. Non è come nell'unione morale, che essendo fondato su un mero atto di volontà libera, in qualunque momento potrebbe cessare, capite? Io oggi, d'accordo, io oggi posso dire con certezza, così può dire con tutta la Chiesa, che per tutta l'eternità la seconda persona della Santissima Trinità, dal giorno dell'incarnazione, ha una vita in due nature. In quella divina che ha sempre avuto, non gli è cambiato niente in quanto Dio, ma in quella umana che ha da quel momento, per cui noi per tutta l'eternità siamo certi che contempleremo in cielo l'umanità santissima glorificata di Gesù. Questo non cesserà mai, perché sarebbe un andare contro i principi stessi dell'essere, stabiliti da Dio stesso che è la vita, capite? È impossibile, è impossibile. Quindi capite che non è uno scherzo. Attenzione, poi c'è un'altra cosa. C'è un'altra cosa. La redenzione era atto che doveva essere realizzato
per forza da Dio fatto uomo. Perché? Per due motivi. Primo, perché il soggetto offeso dal peccato è Dio, non è un uomo. Il peccato offende Dio. E chi è che può riparare o può rimettere l'offesa? Solo il soggetto offeso. Uno. Secondo, in quanto offesa a Dio, il danno del peccato è di portata infinita, perché offende un ente, un essere, che è di per sé stesso infinito. Per cui per riparare questo danno, cioè, la Madonna, con tutta la santità che ha e con tutti quanti, non poteva assolutamente, d'accordo, neanche tanto così riparare la colpa d'Adamo, assolutamente, non poteva, perché la Madonna non è una dea. La Madonna è una creatura umana piena di Spirito Santo, ma i suoi atti di per sé sono atti comunque di una natura umana limitata, che poi per grazia abbia avuto tantissimi doni, e vi invito ad ascoltare altre catechesi, è un altro discorso. Ma ci voleva che una persona fosse per natura vero Dio, perché la portata del suo sacrificio dovesse essere infinito, ma anche vero uomo, perché era l'uomo il colpevole. Ed era attraverso la natura umana che la natura, che la redenzione doveva essere compiuta, ma da un soggetto divino, in modo tale che i suoi sacrifici, i suoi atti avessero avuto portata infinita, quindi tali da coprire tutti gli atti di tutti gli uomini di tutti i tempi e da riparare l'offesa commessa contro un soggetto infinito. Se l'incarnazione fosse stata come pensava nella storia, cioè non una vera incarnazione, gli atti di Gesù non sarebbero stati atti del Verbo di Dio e quindi non avrebbero avuto valore redentivo. Sarebbero stati come gli atti della Madonna, atti santissimi, atti perfettissimi, ma non atti capaci di redimere l'umanità. Uno. Secondo, tutta la mia umanità, corpo ed anima, con l'incarnazione è stata da Gesù redenta e sanata. Però, perché possa essere redenta e sanata, era necessario che Dio vivesse come uomo, dal di dentro. Perché come diceva il grande San Giovanni Crisostomo, grande padre della Chiesa orientale per primo, ma questo poi è diventato un adagio tipico nella patristica, non est subtum, non est sanatum. Cioè, se anche una virgola di quello che è il mio essere umano, quindi anche l'autosussistenza personale, fosse lasciata stata fuori del mistero dell'incarnazione, io non potrei essere certo di essere stato integralmente e perfettamente redento. Non potrei essere certo, perché non sarebbe possibile. Alla luce di tutte quante queste cose, adesso insieme proviamo a leggere qualcosa del Concilio di Efeso. Allora, si legge nel Denzinger 250. Il Verbo, unendo a se stesso ipostaticamente, abbiamo capito che significa, una carne animata da un'anima razionale, si fece uomo in modo ineffabile e incomprensibile. È chiaro che nessuno è in grado di comprendere come questo è avvenuto. Nessuno è anche in grado, io ogni tanto, quando studiavo teologia, specialmente esegesi, ogni tanto mi veniva da farmi qualche sorrisino, nel senso che oggi alcuni autori si cominciano a fare come si sentiva Gesù, oppure Gesù. Ma tu come fai a sapere? Cioè, nessuno può fare una cosa del genere. Cioè, io già non posso sapere perfettamente come si sente un altro essere umano, d'accordo? Perché non ci sto dentro la capoccia sua. Ma vorrei tanto capire, ma come fai tu a sapere come si sente il figlio di Dio fatto uomo? Dovresti avere la percezione di come si sente Dio in se stesso e poi di come la divinità viveva il suo stare realmente dentro l'umanità, tra l'altro senza aver abbandonato il cielo. Ma chi è in grado di capire una cosa del genere? Capite? Noi abbiamo detto che cosa è successo, quel poco che si può comprendere, ma non come è successo. Quel poco che è successo è questo: il Verbo unisce a sé ipostaticamente, cioè prende quella natura e la unisce alla sua persona divina, una vera natura umana, cioè una carne, un zigote, animato da un'anima razionale come la nostra. Per cui è vero uomo, è vero Dio, ma è la seconda persona della Santissima Trinità.
Quando Gesù diceva io e il Padre mio siamo una cosa sola, non è che parlava per metafora, dire ma sì, siamo uniti. No, no, siamo una cosa sola, faceva riferimento al mistero della Santissima Trinità. Capite? Cioè, un solo Dio in tre persone uguali distinte. Ecco. Allora, secondo aspetto, sempre nel 250 del Signore, sono diverse le ma uno solo è il Cristo e il Figlio che risulta da esse. Quindi non sono due persone, ma è una sola persona, la seconda della Santissima Trinità. Attenzione, la differenza delle nature non è cancellata. La Chiesa avrebbe ripreso questa grande verità, non soltanto completando il Concilio di Efeso, come vedremo, ma anche nei concili seguenti soprattutto nel concilio di Calcedonia, dove avrebbe meglio specificata questa distinzione delle due nature che funzionano perfettamente bene, senza determinare nessun tipo di confusione o di dissociazione. Cioè Gesù operava perfettamente con due nature, compiendo atti da Dio, quando per esempio faceva un miracolo, o compiendo atti da uomo, quando si sedeva a tavola per mangiare. Ok? Si legge, la differenza della natura non è cancellata, ma piuttosto la divinità e l'umanità formano per noi un solo Signore, e Cristo e Figlio. Queste sono tutte quante citazioni testuali delle lettere di San Cirillo d'Alessandria. Ancora, infatti, non è stato generato, ecco il punto fondamentale che per cui ho spiegato per due volte consecutive, non è stato generato prima dalla Santa Vergine un uomo qualsiasi sul quale poi sarebbe disceso il Verbo. Capito? Ma il Verbo si è unito con la carne fin dal seno della madre, cioè nell'istante stesso del concepimento. È nato secondo la carne, accettando la nascita della propria carne. Perciò i santi padri non dubitarono di chiamare madre di Dio la Santa Vergine. Attenzione, non certo perché la natura del Verbo o la sua divinità avesse avuto origine dalla Santa Vergine. Quella c'ha avuto origine dal Padre, non dalla Santa Vergine. Ma poiché nacque da lei, in greco è ekautes, da lei, il santo corpo dotato di anima razionale, a cui però il Verbo è unito secondo l'ipostasi. Ed è per questo che si dice che il Verbo è nato secondo la carne. Quindi spero di essere, per quanto possibile, qui chiaramente andiamo nei misteri grossi, stato chiaro, quantomeno nel comprendere la posta in gioco, insomma, che c'era. Quindi si capisce benissimo da queste definizioni, l'ultima che abbiamo letto è nel 251 del Denzinger, quanto sia rilevante la retta comprensione di questo dogma. Seguono poi alcuni anatematismi, ne leggiamo soltanto un paio. Il primo, se qualcuno non confessa che l'Emanuele è Dio nel vero senso della parola e che perciò la Santa Vergine è madre di Dio perché ha generato secondo la carne il Verbo di Dio, attenzione al termine, ha generato secondo la carne il Verbo di Dio, sia anatema. Ok? Secondo, questo era Denzinger 252. Secondo, se qualcuno attribuisce a due persone o a due sostanze, sostanze in senso greco come sinonimo di persona, le espressioni contenute nei Vangeli o dette dai santi o da lui stesso, e alcune le attribuisce all'uomo considerato distinto dal Verbo di Dio. Attenzione qui, Altre invece come degne di Dio al solo Verbo di Dio, sia anatema. Perché qui non si... Attenzione alla sottigliezza, lo rileggo. Se qualcuno attribuisce a due persone a due sostanze le espressioni contenute nei Vangeli o dette dai santi o da lui stesso, e alcune le attribuisce all'uomo, qui potremmo dire alla persona umana considerata distinta dal Verbo di Dio, ed altre invece degni come degni di Dio al solo Verbo di Dio, cioè alla persona divina distinta dalla presunta persona umana, sia anatema. E qui in questo 255 è spiegata, o meglio è sintetizzata, la dottrina
dell'interscambio degli attributi o comunicazione degli idiomati, qui perdonatemi se purtroppo questi sono i termini tecnici della teologia dogmatica, e delle proprietà in Cristo, cioè Cristo può indifferentemente agire nell'unità della sua persona come Dio o come uomo, capite? E quello che dice come uomo è attribuibile alla divinità, e quello che dice come Dio è attribuibile all'umanità. Per questo, adesso faccio una domanda e faccio 5 secondi di pausa, non rispondo subito. Chi ascolta questa catechesi in diretta o in differita, risponda a mente a questa domanda. Alla luce di quanto ha detto il Concilio di Efeso, è corretto dire che Dio è morto? Punto interrogativo. Quale sarà la risposta esatta? Se la natura umana sussiste nella persona del Verbo, è corretto dire che Dio è morto, non nel senso che è morta la divinità, ma Dio è morto in quanto uomo. Quindi Dio ha vissuto nell'umanità di Cristo l'esperienza del morire umano. Ovviamente la divinità non può morire. Ma Dio è morto vivendo la morte come esperienza personale. Cioè Dio ha saputo dal di dentro della nostra stessa esperienza umana cosa significa morire. E questa è tanta roba questa qui, eh? Tantissima roba. Si può dire Dio mangia? Certo, questa è la comunicazione del Dio ha mangiato? Dio ha mangiato. Si può dire che Dio ha dormito? Dio ha dormito. Si può dire che Dio ha, come dire, ha bevuto? Ha bevuto. Dio ha camminato? Dio ha camminato. Sì. Sì, ovviamente Dio ha voluto questa espressione, ha camminato in quanto uomo, ha dormito in quanto uomo, ha dormito, eccetera, eccetera. Ma ha dormito lui, ha dormito Dio, d'accordo? Non ha dormito, dice no, no, ha dormito Gesù, invece il Dio stava sempre sveglio. No, 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 non sono due persone, una sola, la persona del verbo di Dio. Allora, voi capite, no? Quindi questo è uno dei casi più palesi. A mio avviso è il più chiaro di tutti, il più importante tra l'altro di tutti, dove si comprende la rilevanza cristologica della Mariologia. Cioè, se tu toppi sulla Madonna, cioè che capite come c'è molta gente che dice: ah, ma la Madonna non serve, non possiamo fare a meno, la accantoniamo, dobbiamo volgere lo sguardo a Cristo. Attenzione, attenzione. Cioè, tu non puoi mica svolgere lo sguardo a Cristo senza guardare la Madonna, perché la Madonna è stato lo strumento, certamente, lo strumento comunque attivo e cooperante di questo mistero dell'incarnazione. Poi qui si apre tutto quanto un altro capitolo, d'accordo? Perché Dio si è incarnato attraverso la Madonna? Fagli una telefonata. Cioè, è chiaro che ci sono molti motivi convenienti, d'accordo? E qui poi c'è tutto quanto il discorso, diciamo, mariano in senso stretto, dipendente dalla maternità divina di Maria. Quello che possiamo dire adesso, come dire, ci dedicheremo comunque un'altra puntata per chiudere bene questo episodio, no? E siamo verso la fine della puntata. Abbiamo visto il Concilio di Efeso. La prossima volta vedremo anche i riverberi magisteriali di questa definizione dogmatica antica, soprattutto nella Lumen Gentium, nell'ultimo capitolo che parla appunto della Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa, e nel Catechismo della Chiesa Cattolica, poi concludendo con alcune considerazioni, diciamo così, conclusive, no? Ecco, una cosa importante: la Madonna è stato di tutto questo strumento attivo e cooperante. Ora, da evangeli possiamo pensare che la Madonna sapesse che questo sarebbe successo? No. Da evangeli noi dobbiamo pensare, e senza alcun dubbio, che la Madonna ignorasse che lei era la creatura scelta ab eterno da Dio per diventare la madre di Dio, cioè per avere questa dignità e questa responsabilità al tempo stesso, perché capite, le dignità portano sempre con sé delle responsabilità. Capite? Se qualche mio confratello sacerdote avesse de desiderio di diventare vescovo, attenzione, San Paolo dice: se uno aspira all'episcopale, l'episcopato desidera un nobile lavoro. Benissimo. Ma sappia insomma che se uno diventa vescovo, io non gli vorrei essere neanche camicia ad un vescovo, lo dico proprio con tutto il cuore, perché già è sufficiente, buon più che sufficiente, sentire sulle spalle il peso di una piccola parrocchia,
Ecco, per che se uno ci pensa bene, dovrebbe dare le dimissioni e darsi ad altro, d'accordo? Se uno volesse guardare con buona attenzione le responsabilità che questo comporta. Capite? Noi uomini siamo sempre contenti di vedere le dignità, come quelli che gli piace il potere, che vogliono diventare presidente della Repubblica, questo degli Stati Uniti, capo del governo. Sì, poi ci avrà tanti onori, poi va in giro per il mondo, ma. E davanti al Padre Eterno quante responsabilità c'è per una cosa del genere? Se tu cominci a fare delle cose, cioè, dobbiamo pensarci. Quindi la Madonna, grande onore, ma anche grandissima responsabilità. Questo si comprende semplicemente meditando il Vangelo dell'Annunciazione. Appena l'Arcangelo Gabriele va dalla Madonna, lei rimase turbata, c'è scritto nel Vangelo. Su questo turbamento sono state scritte tante cose, anche molto molto belle, anche molto devote, d'accordo? La Madonna era turbata dal fatto che lei era sempre sola e raccolta, vedeva questa presenza che in qualche modo turbava la sua verecondia. Pensiero devotissimo e bellissimo, ecco, ma ancora un pochino limitato, cioè la Madonna si è turbata perché gli è preso un colpo, gli è preso. E io mi immagino un cardinale quando alla fine del conclave gli dico: tu sei il Papa. Io penso e spero che gli prenda un colpo, d'accordo? Un prete, quando gli arriva la nomina da vescovo, penso che gli prenda un colpo. Come ho preso il colpo a me quando mi accorsi che dovevo diventare, che c'era la vocazione, come ho preso il colpo a me, ero contentissimo, ho preso pure un colpo il giorno dell'ordinazione sacerdotale. Prende il colpo, perché dice: oh, ma dico, ma stiamo scherzando? Voi sapete che San Francesco è rimasto diacono per non farsi prendere il colpo di diventare prete, perché non si riteneva degno di quell'altissima dignità, perché dietro quell'altissima dignità c'è una grandissima responsabilità. E anche se Dio non vuole che nessuno punti le dita e giudichi, poi ci pensa lui a giudicarli, non ti preoccupare, cioè i governanti, il prete, il vescovo, il papa. Il libro della Sapienza dice: chi sta in alto di molto dovrà rendere conto al Signore, non preoccupate. Quelli che hanno fame di giustizia, vogliono fare giustizieri della notte, siano tranquilli, che ci pensa il Padre Eterno a farli correre chi sta in alto, capite? Quindi quel turbamento deriva dal fatto che in quel momento la Madonna dice: io, cioè lei, da buona figlia di Israele, tra l'altro innamorata di Dio, sicuramente pregava tantissimo e più di ogni altro per l'avvento del Messia, che era il sogno di ogni israelita, figuriamoci quanto stesse nel cuore della Madonna. Ma mai pensava che sarebbe stata lei? Capite? Io vorrei chiedere a tutti i 265 papi se mai qualcuno pensava che sarebbe diventato il papa. È una sorpresa, no? E quella è, cioè, la Madonna mia, l'ha presa a colpo. Perché tra l'altro poi la sua intelligenza vivissima ha chiesto chiarimenti, no? Non è che ha dubitato, dice: come avverrà questo nel momento che non conosco uomo? L'arcangelo gli ha spiegato tutto quanto. Ha visto, dice, e va bene. Se questa è la divina volontà, sia fatta la tua volontà. Ma che cosa ha detto poi nel Magnificat? D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Per forza, che capito? Cioè, e chi non lo fa è sciocco, d'accordo? Perché non esiste creatura più alta di Maria Santissima. Santo Tommaso diceva che la dignità di Madre di Dio è assolutamente. Santo Tommaso aveva già risolto la questione, eh? Cioè, per quanto un sacerdote sia grande, ma la maternità divina, cioè, supera qualunque altra cosa, insomma, no? È una bella diatriba, eh? Però la Madonna andava a messa quando era in vita, si inginocchiava e faceva la comunione, d'accordo? Non si confessava, certamente non c'era niente da confessarsi, ma a messa ci andava la Madonna, eh? Capito? Quindi questo faccia anche un attimo comprendere, pur nella diversità, la distinzione, ma comunque la grandezza anche delle altre dignità. Bene, io darei appuntamento alla prossima settimana, fermandomi per ora qui. La mia benedizione a tutti. Ci vediamo la prossima settimana, per chi crede. Ave Maria.